drammatico rituale, questo incredibile rituale di esorcismo. Vediamo insieme questo filmato, poi lo commenteremo proprio qui in studio, in diretta, insieme a Piero Vigorelli, così sentiremo anche dalla sua viva voce quali sono state le sue impressioni nell'assistere dal vivo a un rituale di esorcismo. Vediamo questa registrazione. Chiesa di Santa Maria Assunta, Andretta, provincia di Avellino. Un caro saluto a tutti voi, vi dico onestamente che sono le 2 del mattino di domenica 6 marzo e che dalle ore 19 di ieri sera, insieme alla troupe di Detto Tra Noi e regista Balzerini, noi siamo stati in questa chiesa per registrare e filmare molte benedizioni di esorcismo celebrate da Padre Leone. Evidentemente non vi faremo vedere queste immagini, ma non vi faremo vedere però quelle immagini più violente. Vi posso soltanto garantire che quello che abbiamo visto e registrato e che fra qualche minuto anche voi vedrete sono degli esorcismi su persone che avevano evidentemente delle presenze malefiche, perché secondo il rituale bisogna parlare lingue sconosciute e vedrete una bambina di 11 anni che parla in aramaico, bisogna sviluppare una forza sovrumana e vedrete alcune immagini, poche immagini però, di persone che si dimenano e sviluppano una forza veramente sovrumana e non bastano 4 persone per tenerle ferme, e ancora l'avversione al sacro, altro sintomo secondo il rituale dell'esorcismo, è rivelare cose sconosciute. Queste sono i quattro sintomi che indicano una possessione diabolica secondo il rituale dell'esorcismo, che ormai risale al 1624, come tutti voi sapete perché avete già seguito altre pagine della cronaca del mistero di Detto Tra Noi su questi argomenti. Oggi pomeriggio sentirete anche delle testimonianze di persone che vengono qui in questa chiesa di Andretta, soprattutto per assistere agli altri esorcismi, per aiutare le persone che presentano ancora queste possessioni, e quasi tutte le persone che Padre Leone ha benedetto con il rituale dell'esorcismo hanno avuto un'esperienza di sedute spiritiche, medianiche, di contatti con maghi, fattucchiere, tutto quel vasto mondo di imbroglioni del quale noi vi abbiamo già parlato. Però prima di tutto partiamo da queste esperienze delle persone che ormai sono libere da questi sintomi di possessione, ed ascoltiamo quindi alcune delle loro storie, poi Padre Leone, un'intervista molto lunga e soprattutto questi rituali di esorcismo. Mia figlia ha problemi mentre che sta così a casa, parla delle lingue strane. Allora io non sapevo che cos'erano queste lingue, sono andata da un prete e questo prete mi ha ordinato di venire qui a Andretta oppure di andare a Cava dove c'è un altro prete. E mettendoci d'accordo con un mio amico che veniva già qua, mi ha portato, appena che siamo venuti qua è successo il fin di mondo. Samantha da quando viene qui? Samantha da quando sto venendo qua sta bene. Comincia a stare bene, non parlo più lingue strane e sta andando alla normalità comunque. Il primo no. Tu giochi con le bambole a casa? Certe volte. Qual è il gioco che ti piace di più? Gira la moda. E a scuola come va? Bene. E qui lo sai che cosa hai fatto prima? Non mi ricordo io. Urlavi, davi calci, dicevi parolacce. Non lo so, perché poi io non mi ricordo quando sono in me. Ti sentivi una voce dentro? No. Non lo so spiegare neanche io come mi viene all'improvviso.
Sei contenta di venire qua? Sì. Cosa pensi di Padre Leone? L'hai conosciuto, sì? Sì, è un gran prete, è gentile, è onesto. Quindi da quando è che venite, signora? Io sono venuta la prima volta a settembre. Adesso è un mesetto che sto venendo. Un giorno sì e un giorno no. Il Padre Leone che cosa ha detto di Samantha? Ma pure per lui è rimasto un po' scosso sentendo una bambina così piccolina parlare in questa lingua, non lo so come si chiama, aramaica, come parla. Aramaica. Sì. E lui dice: non ti preoccupare che tua figlia si libererà presto perché è piccolina e innocente. Non ha ancora fatto la prima comunione. Però lui ce l'ha fatto già. Adesso. Gli ha dato l'Eucaristia? Sì, il 16 maggio lei dove fa la prima comunione, invece Don Leone ce l'ha anticipata proprio per questo, perché ha bisogno molte comunione prendere a sera. E ti stai quindi preparando la prima comunione? Sì. Sono le 23 e Padre Leone finalmente è arrivato atteso da tutti. Un appello che si vorrebbe fare è un appello alla medicina, ai medici. Io qui ho fatto parlare a un primario, primario del sia al fratello, primario del Cardarello, ma anche un altro primario del Rico, eccetera, a un neurologo, di che parlate al pubblico, ditelo. Il neurologo ha detto dinanzi a, abbiamo fatto un esorcismo dinanzi ai medici di due ospedali, no? Anche la nostra psicologa che è qui presente, no? Ecco la nostra psicologa, lei è la titolare delle due ospedali. E allora uno dei medici ha fatto questa domanda al neurologo, ha detto: mi stupisce come voi da specialista ricorriate alla Chiesa e non alla scienza. Il neurologo ha fatto, oltre alla competenza, ha mostrato molta onestà. Ha detto: ma noi nel campo neurologico non abbiamo una terapia di guarigione, abbiamo tranquillanti, finito l'effetto ritorno tale e quale come prima. La mia paziente è guarita in radice, un medicinale simile non esiste per noi. A me che sono specialista cattolico dico che è una presenza malefica che si è tolta e quindi è annullata. Al mio collega ateo dirà che è un fatto un po' misterioso da studiare, da approfondire nel tempo. L'essenziale, quello è l'appello che si farebbe alla medicina, è questo: quando il caso sfugge al controllo, alle analisi, agli studi di laboratorio, eccetera, ma mettere un punto interrogativo, andare nell'interesse del malato. Io ho trovato, è venuto un professore universitario, il professor Bruzzese, ma per il figlio. È venuta lei, la madre psichiatra, ma è per il figlio. È venuto un neurologo, ma era per la sua segretaria, per la quale poi aveva avuto un figlio. È venuto un altro neurologo, ma era per la moglie, era per il nipote. Cioè è stata sempre per un parente stretto. Però per un estraneo diventa abbastanza difficile. La nostra psicologa è venuta per la nipote, qualche volta anche per qualche estraneo, no? Maria Grazia, qual è la sua storia? Io sono stata una ragazza che amava la vita, amavo recitare, amavo ballare, mi piaceva la vita. Poi tutto ad un tratto sentivo in me un'altra persona, anche solo se mi guardavo allo specchio notavo che qualcosa di diverso, anche dall'occhio stesso, e non riuscivo a darmi una ragione, non riuscivo a capire che cosa che una persona mi diceva. Lei ha 19 anni, sì. Mi pare, quando è successo questo? È successo qualche mese fa, sì, novembre precisamente. E si è data qualche spiegazione, qualche interpretazione? No, io personalmente non riuscivo a darmi una spiegazione perché ero cambiata da un momento all'altro e non c'era nessun motivo, che qualche avvenimento che mi aveva portato a quello, no, allora mi scoraggiavo, non riuscivo a capire. È andata da medici? Certo. O da maghi? Da un problema, diciamo, psicologico.